la prima è una questione molto concreta che mi ha profondamente colpito e che per il mio arrivo è stato costruito un camerino accessibile per un bagno accessibile, non un bagno chimico, non un bagno provvisorio, un bagno vero, un bagno confortevole, un bagno adiacente a un camerino in cui io posso prendermi lo spazio per stare bene, per prepararmi, per pensare prima di entrare in scena. Questa cosa la dico perché non mi è mai capitata. Le persone con disabilità non hanno, concretamente non hanno accesso all'accademia d'arte performativa, è molto complessa quella questione. E non c'era neanche mai stata un reale interrogarsi appunto sul perché sulla scena non c'era nessuno. I corpi con disabilità che vedevi in scena in Italia erano sempre parte di una visione di autori abili, tendenzialmente maschi, famosi, che vedevano la purezza dell'interpretazione nel corpo disabile. Erano corpi disabili senza voce, senza pensiero, con pure semplice corpo e una ipotetica presenza più alta di altri. Ovviamente questo è semplice gusto dell'esotico. Però questo vuol dire che a un certo punto le cose verranno ricostruite e noi vogliamo essere una voce quando si ricostruisce. E quindi abbiamo iniziato a unirci e a diventare voce, a parlare, a pretendere una parola, una presenza, a dire che comunque già in un po' esistiamo, pochi, ma già esistiamo. È un lavoro che lo facciamo insieme, io e il pubblico. Ovviamente io non è che do al pubblico la responsabilità di far andare bene o male il lavoro, però è un lavoro che nella drammaturgia ha una grande finestra e che ha tutto il mio percorso di avvicinamento alle persone. Il mio lavoro come performer lì è basato su una serie di pratiche, una delle quali è una pratica, è veramente un po' di tessitura, quasi come un ragno che tesse la tela e che crea dei legami, quindi tra i vari punti, i punti sono le varie persone del pubblico, e quindi io mi muovo da una persona all'altra e mi tiro dietro questi fili, provando anche a creare dei legami tra di loro. Un'altra questione della pratica è capire quanto ti puoi avvicinare alle persone. Ovviamente se fai un lavoro sulla relazione con l'altro, la relazione con l'altro non è mai univoca, e è sempre reciproca. Io ti faccio una proposta o tu mi fai una proposta e poi l'altra persona che riceve la proposta decide come rispondere e si contratta.